Siamo arrivati a Bressanone, dove inizia il nostro viaggio, che parte da qui, passa per il lago, la campagna e arriviamo al mare. Di nuovo sulla ciclabile finalmente, perché avevano chiuso per lavori e ci hanno fatto fare una deviazione allucinante. Comunque adesso siamo tornati sulla ciclabile. Hello. Ciao. Siamo arrivati al campeggio di Ora, abbiamo montato la nostra tendina per la notte. Questa è la bellissima piazzola apposta per i ciclisti. Eccoci al secondo giorno e partiamo per direzione Rovereto. Si parte! Facciamo una pausetta perché fa molto caldo e qui c'è poca ombra, quindi pausetta. Arrivati a Trento. Proseguiamo ancora per questa ciclabile infinita, ci accompagna l'Adige qua a fianco, però siamo contro vento ed è un po' duretta, anche perché praticamente da Trento a Rovereto tutta contro vento e sotto al sole. Rovereto finalmente, ora andiamo a cercare un posto per dormire. Buongiorno, stiamo ripartendo da Rovereto e direzione meta finale Salò, attraverso tutto il Garda.
dirigiamo a Brenzone per prendere la barca per andare a Salò. Stiamo partendo da Salò, direzione Sirmione. Ringraziamo tantissimo Andrea e Federica per l'ospitalità nella loro accogliente casa e la Paola e Andrea per la serata bellissima di ieri sera. Un bacione e pedaliamo! Grazie. Castello pazzesco, ci hanno dato una camera incredibile, che è questa, gigantesca, con doppio bagno. Siamo praticamente a avere una stanza da 2, 4, 6, 8, 10 persone, siamo in due. Da 10? Pensavamo di andare un rave party. Per due. Giorno è passato, prendiamo la strada per andare verso Mantova, qui da Peschiera. Lungo il Mincio. Lungo il Mincio. Dicono che sia molto bella, vediamo. Eccoci sulla Peschiera Mantova. Che bella. Ciao Peschiera. Al 13° chilometro abbiamo fatto una pausa su questo bellissimo posto, praticamente per ciclisti, e adesso andiamo verso Mantova. Pranzato. Pranzato benissimo. E pennichella. E pennichella anche. Mancano 4 km a Mantova, sono le 5 meno un quarto e fa ancora tantissimo caldo. Adesso cenetta qua. Antica trattoria ai Danari. Qui finisce la prima parte del nostro viaggio. Adesso prendiamo il treno qui da Mantova e andiamo a Padova. E da lì ripartiamo per andare in direzione Bibione. Prima abbiamo fatto montagne e laghi e adesso andiamo verso il mare. Cerchiamo di prendere la barca per andare al Lido, dove il Lido dormiremo e il giorno dopo ripartiamo da là. Questa
stamattina siamo usciti dall'albergo a Lido, abbiamo preso il traghetto per Punta Sabbioni e adesso da Punta Sabbioni andiamo a Eraclea. Dalla città di Eraclea partiamo in direzione Bibbione. Grazie Massimo e Sara per l'ospitalità. Strada lunga e dritta, infinita, per circumnavigare la laguna di Caorle e Bibbione. Arrivati a Bibbione dei nostri amici. Siamo ripartiti da Bibbione, adesso facciamo questi 20 km per arrivare alla Tisana, prendere il treno e tornare a casa alla fine della nostra vacanza. Pausa pesca. Siamo arrivati a Padova e tradizione vuole che passiamo alla romana. Granatina alla pesca.